Buonasera a tutti voi e benvenuti a questa puntata numero 45 di Observer le storie. Come sempre anche questa settimana vi presenteremo una serie di storie che arrivano da tutta Italia, quindi un'offerta proprio di pensieri e riflessioni che vi vogliamo fare assieme a voi. Vediamo subito il sommario di questa puntata. Marco Tarquinio, direttore di Avvenire, ma anche Federica Pellegrini, Ferruccio De Bortoli del Corriere, Peter Gomez del Fatto Quotidiano, Tiziano Ferro, Carlo Petrini, Dario Vergassola, tanto per fare alcuni nomi, sono alcune delle personalità che hanno sottoscritto il manifesto Mai più fame, che ha il compito di sensibilizzare il governo italiano di farsi promotore nel ruolo della presidenza al summit finale del G20 il 30 e il 31 ottobre di interventi economici concreti per liberare il mondo dalla fame. Ne parliamo con il presidente dell'Associazione Internazionale Azione contro la Fame, Simone Garroni. E poi faremo un salto nella Seconda Guerra Mondiale, una vicenda poco conosciuta, accaduta realmente a Montecreto, piccolo paese nell'Alto Appennino modenese. Un ufficiale tedesco durante la Seconda Guerra Mondiale copre con il proprio corpo una ragazzina che sta per essere colpita da una bomba alleata. L'ufficiale si brucia il tacco degli stivali, ma entrambi si salvano. Ne parleremo con Carlo Beneventi, uno storico. E ancora, terza parte, un argomento suggerito per chi fa un programma è sempre una buona notizia. È quanto ha fatto Linda Guerra, stimata naturalista ed etologa, che mi ha sottoposto in una lettera una serie di riflessioni sulle barriere culturali che la società interpone alle persone, come appunto Linda, che presentano una disabilità fisica e per questo sono in carrozzina. Ancora, quarta parte della nostra trasmissione, faremo un salto a Rimini, dove un gestore di un hotel, lo stupido hotel di Miramare di Rimini, Franco Siva, ha lanciato una gara per partecipare a un grande fratello che si dovrebbe tenere al quarto piano del suo albergo. Ne parleremo appunto col gestore Franco Siva. Questo dunque il sommario molto particolare della nostra trasmissione. Da aggiungere inoltre che avremo ancora la collaborazione con l'associazione I ragazzi di una volta di Ferrara, con il Maurizio Musacchi in particolare, con il quale vi presenteremo ancora un film a denuncia contro le truffe. In questo caso vi parleremo della truffa al parcheggio. Ma torniamo all'argomento iniziale, all'argomento numero uno appunto della nostra trasmissione, e siamo collegati con Simone Garroni. Mi senti, Simone? Buonasera. Buonasera. Perfetto, grazie Simone per aver accolto il mio invito, lo ricordo, presidente dell'Associazione Azione contro la Fame. Allora, prima di parlare di questo manifesto Mai più fame, chiedo Garroni, e questa pandemia, questi ultimi mesi di pandemia, hanno aumentato il problema della fame nel mondo? Purtroppo sì, terribilmente, come spesso accade, gli shock sanitari, come quelli economici, vanno a condizionare in primo luogo le persone più vulnerabili, più deboli. Facciamo degli esempi concreti, coloro che da un lato non avevano le misure igieniche per il lavaggio delle mani non potevano proteggersi adeguatamente. Così come coloro che vivono di lavoro informale, che debbono ogni giorno andarsi a guadagnare il pane con un'attività in un banchetto per strada, non potevano certo restare in casa e quindi erano di nuovo esposti alla pandemia, ma sono anche quelli che, non avendo nessun tipo di protezione sociale o sindacale o di sorta, sono quelli che hanno sofferto maggiormente la fame. E non è un caso che nel 2020 il numero di persone che soffrono la fame sia incrementato di ben 160 milioni di persone. Dati veramente terrificanti. Allora, il 16 ottobre prossimo è la giornata mondiale appunto dell'alimentazione. Quale riflessione si può fare su questa giornata mondiale? Cioè, qual è l'obiettivo, lo scopo di questa giornata? Lo scopo è quello di sensibilizzare l'opinione pubblica sul problema della fame nel mondo e fare il punto della situazione, di ciò che è necessario compiere come passi per progredire verso un mondo libero dalla fame, che è una piaga ormai contemporanea. Sono circa 5 anni che la fame è tornata a crescere. Noi abbiamo avuto un periodo di quasi un trentennio dall'inizio degli anni 90 in cui il trend era, sebbene lento, positivo. Se pensiamo che nel 1990 c'erano più di 1 miliardo di persone che soffrivano la fame, nel 2015 erano arrivate a 650 milioni o poco più, numero ancora inaccettabile, un trend lento ma sicuramente molto positivo, e questo è dovuto a tutti gli interventi che organizzazioni come la nostra
hanno portato avanti sul campo, misure contro la malnutrizione infantile, progetti di sviluppo, le vaccinazioni di massa, progetti di acqua, progetti che dessero sicurezza alimentare alle persone. Dopodiché negli ultimi 5 anni qualche cosa è avvenuto e il trend si è di nuovo invertito. E quindi ogni anno dal 2015 ad oggi i numeri sono andati a crescere fino al picco che citavo prima di 811 milioni di persone. Questo ci dice alcune cose. Il primo è che la fame è una piaga contemporanea, non è qualcosa che viene dal passato e piano piano si assorbe, ma è qualcosa di oggi, di devastante, di inaccettabile. Ci dice anche che la fame è creata dall'uomo, non è qualcosa che si può, che si pensa che sia appunto un destino, ed è creata dall'uomo perché deriva, e questo aumento deriva da sostanzialmente 3 fattori: i cambiamenti climatici, che con inondazioni, siccità, tempeste vanno a creare grandissimi problemi a chi vive soprattutto in agricoltura e allevamento, derivano dai conflitti in grande misura: 6 persone su 10 che soffrono fame vivono in ambienti di conflitto, quasi l'85% dei bambini malnutriti vivono in paesi di conflitto, e derivano dalle disuguaglianze, disuguaglianze soprattutto di genere. Pensiamo che il 70% delle persone che soffrono fame sono donne, che sono anche coloro che si devono spesso occupare della cura della famiglia, dell'alimentazione della famiglia, ma che non hanno un accesso adeguato agli strumenti, alle decisioni, alle risorse, che non hanno protezione sociale a se stesse. Quindi questo ci fa capire che per risolvere il problema della fame bisogna fare qualcosa di diverso dal passato e che ci vuole soprattutto una chiara e ferma volontà politica di andare a lavorare su queste cause strutturali della fame. Ecco, quindi questo manifesto che voi avete lanciato proprio nei giorni scorsi, Mai più fame, dove molti protagonisti dello spettacolo, della politica, del giornalismo hanno aderito. Ma concretamente cosa significa questo manifesto? Qual è l'apporto che dovrebbe dare? Ma noi ci auguriamo che, oltre a tutti questi personaggi noti, anche gran parte della società civile sottoscriva il manifesto e quindi dia un segnale molto forte ai nostri leader politici. L'obiettivo è appunto che i leader politici prendano appieno la responsabilità del proprio ruolo e quindi si attivino presso la comunità internazionale principalmente, ma anche nel nostro paese, per andare appunto ad intaccare queste cause strutturali. Quello Ecco, che, prego, prego. prego, prego, vai, finisci pure, finisci. Quello che chiediamo è prima di tutto di affermare la lotta alla fame nel nostro paese, ma anche ovviamente e soprattutto a livello internazionale, sia la priorità di ogni governo e della comunità internazionale. E poi ci auguriamo e vogliamo che i leader internazionali soprattutto agiscono nei contesti di guerra. La fame viene usata come arma di guerra e spesso non è possibile o agevole andare a sostenere i civili che sono vittime delle situazioni di conflitto. Questa è un'altra cosa che deve ovviamente cambiare. Il terzo punto è che si combattano le disuguaglianze, che venga promosso in prima misura l'empowerment femminile, perché è un fattore fondamentale. Basti pensare che soltanto in agricoltura, se le donne avessero lo stesso accesso degli uomini agli strumenti appunto nella pratica agricola, questo potrebbe portare fino a 150 milioni di persone in meno a soffrire la fame. Quarto ed ultimo punto, ma non da meno ovviamente, nell'agenda di tutti quanti, nella voce spesso dei dibattiti anche nazionali, una lotta senza confine al cambiamento climatico. Bisogna assolutamente dare seguito agli impegni presi in fase degli accordi di Parigi del 2015, perché la crisi climatica è sotto gli occhi di tutti, ma come al solito quelli che poi ne patiscono di più le conseguenze sono le comunità vulnerabili che hanno meno strumenti per proteggersi. Il 30 e il 31 ottobre di quest'anno l'Italia avrà il summit mondiale per quanto riguarda questo incontro con i G20. Ecco, che cosa vi aspettate quindi? Lì è il primo, se vogliamo, degli incontri che si presenteranno in agenda per la nostra
leadership politica. E quello che noi cerchiamo di ottenere è che ci sia una chiara affermazione della priorità della lotta alla fame. Ricordiamoci che ci troviamo in un momento, i numeri li abbiamo già visti, dove appunto, le disuguaglianze sono crescenti e dove faccio l'esempio ultimo dei giorni scorsi è la situazione in Afghanistan, dove noi siamo presenti fin dal 79, che è drammatica e quindi bisogna prendere provvedimenti che vadano incontro a queste linee guida che abbiamo definito. Lì, per esempio, in Afghanistan è quello di proteggere l'accesso alle vittime da parte delle organizzazioni umanitarie perché si possa prestare sostegno. Questi sono tipi di decisione che stanno principalmente alla linea politica o alle organizzazioni internazionali e che possano consentire poi un intervento concreto che quindi vada incontro alle esigenze della popolazione, salvi vite ed eviti ulteriori sofferenze. Ecco, per chiudere la nostra chiacchierata, Garroni, Presidente, cosa bisognerebbe fare per aderire appunto a questo manifesto? Basta andare sul sito azionecontrolafame.it e lì si potrà sottoscrivere il manifesto e quindi aggiungere una voce perché sia più forte il messaggio verso la leadership politica. Grazie. Dunque, grazie a Simone Garroni, presidente dell'Associazione Internazionale Azione contro la Fame e naturalmente buon lavoro. Grazie Grazie a Garroni. voi. Bene, lasciamo questa parte dedicata alla Giornata Mondiale dell'Alimentazione che, lo ricordo, cade sabato 16 ottobre e ora voltiamo pagina. Parliamo di un evento storico, di una ricostruzione storica che ci giunge direttamente da Montecreto, siamo in un paese dell'Alto Appennino modenese e un ufficiale tedesco salva una bambina nel paese durante la seconda guerra mondiale, coprendo la bambina con il proprio corpo mentre sta per essere colpita da una bomba. L'ufficiale si brucia il tacco degli stivali, ma entrambi si salvano. Vediamo questa ricostruzione in questo filmato. Una nuova storia ad Observer, quella che vi raccontiamo questa sera, è una storia che è un argomento, una vicenda poco conosciuta, realmente, accaduta realmente a Montecreto. Siamo in un piccolo paese nell'Alto Appennino modenese. Un ufficiale tedesco, durante la Seconda Guerra Mondiale, copre con il proprio corpo una ragazzina che sta per essere colpita da una bomba. L'ufficiale si brucia il tacco degli stivali, ma entrambi si salvano. Ma ricostruiamo la vicenda con questo filmato. Va a portare da mangiare la povera gente in convento. Vai a portare da mangiare quella povera gente in convento. La mamma mi aveva dato il poco che ci rimaneva, pane e verdure, da portare ad una famiglia ebraica che si nascondeva presso le suore domenicane che all'epoca vivevano nel convento di Montecreto. Il cestino, nascosto sotto la mia vecchia gonna, non era visibile e passai senza farmi notare davanti ad alcuni soldati tedeschi che chiacchieravano in piazza. Le suore erano sempre contente di vedermi e la superiora, Madre Giuseppa, mi fece una croce sulla fronte dicendo: «Grazie, figlia mia, Dio ti benedica e saluta la mamma e le sorelle». Contenta, mi misi a correre giù per mezza costa, l'odierna via Castello, e velocemente arrivai in piazza dove, stranamente, notai che non c'era più nessuno. Diretta verso casa, imboccai via Roma, dove iniziai a sentire rumori di motori di aerei e proseguii sulla strada sterrata. Improvvisamente vidi un giovane soldato tedesco che mi urlava: «Achtung! Achtung! Flugzeuge!» «Attenzione! Attenzione! Aerei!» Ma io non capivo cosa volesse dirmi e rimasi ferma da sola in mezzo alla strada. Vedendo la mia indecisione, il soldato tedesco si mise a correre e quando mi raggiunse mi prese in braccio. In un attimo ci gettammo a terra in un angolo della strada ed il militare rimase sdraiato sopra di me, proteggendomi con
con il suo corpo. Subito dopo sentì un rumore stridente che lo fece urlare di dolore. Un proiettile calibro 20 mm, esploso da una mitragliera dell'aereo, andò a colpire e strappare con violenza il tacco di uno dei suoi stivali, ma fortunatamente egli non fu ferito. E solo in quel momento io capii perché poco prima aveva gridato «Achtung! Achtung! Flugzeuge!». Quello che ci mitragliò era uno dei caccia di scorta ai grandi bombardieri alleati che sorvolavano il paese, diretti alle grandi città del nord Italia. Questi velocissimi aerei avevano il compito di mitragliare le difese antiaeree tedesche ed ogni cosa o persona che vedevano in movimento. Ed io ero una di quelle. Il militare si rialzò contento di avere solo uno stivale danneggiato ed una bambina sana e salva vicino a lui ed iniziò a ridere, una lunga risata liberatoria che annullò ogni tensione. Poco dopo sbottonò una tasca della divisa grigio-verde e prese una fotografia sgualcita nella quale era ritratta una bambina sorridente. A me sembrava di vedermi, occhi azzurri, capelli ricci e biondi, sorriso felice. Avrà avuto circa 10 anni ed io avrei voluto conoscerla. Presi il soldato per mano e lo accompagnai in via Fontana fino davanti alla mia casa, dove la mia mamma mi aspettava con angoscia perché aveva sentito il rumore dei colpi sparati dall'aereo. Io le spiegai quello che era successo e come il militare tedesco mi protesse, rischiando senza esitazione la sua stessa vita. La mamma, per ringraziarlo, gli offrì un bicchiere di vino e questo giovane soldato mostrò la foto della sua figlioletta anche alla mamma, che fu molto commossa. Questa storia, appunto portata alla nostra attenzione da Carlo Beneventi, l'avete letto nei titoli di coda, è stata narrata da Vanna Bolucchi. Si deve proprio a Carlo Beneventi il fatto che possa ritornare ad essere un tema proprio di interesse, di discussione. In questo caso un tedesco che salva la vita di una piccola bambina prima per evitare che una bomba alleata possa colpirla. Beneventi dovrebbe essere collegato con noi. Mi senti, Carlo? Mi senti? Dunque, io ti sento, ti vedo, ma non ti sento. Io sento. Perfetto, ottimo. Ecco, com'è nata allora questa, come l'hai raccolta questa storia di Vanna Bolucchi? Ma questa è sostanzialmente una storia, come tante altre storie che ho raccolto nell'ambito del progetto museale. La figlia Francine venne da me un giorno e mi disse c'è una storia interessante, purtroppo la mamma non c'è più, però me la raccontava sempre, e quindi nel suo incerto italiano, perché queste persone hanno sempre abitato in Svizzera, mi ha raccontato la storia, poi io l'ho riscritta chiaramente sottoponendola a loro, e poi ho montato questo filmato con immagini d'epoca. Quindi è una storia vera, toccante, che riguarda sì un periodo tragico della vita, della nostra vita, della vita di tutti, la Seconda Guerra Mondiale, in cui però dimostra che anche questo ragazzo aveva un'anima e ricordava la famiglia lontana sostanzialmente. Questa è stata probabilmente la molla che l'ha fatto saltare addosso la bambina, sapendo che se non avesse fatto questo probabilmente la bambina sarebbe stata uccisa.
Ecco, tu parlavi all'inizio di un museo, adesso chiedo alla regia se può mandare già delle immagini che ci hai fornito, che proprio rappresentano uno sguardo molto veloce all'interno di questo museo. Ecco, che museo è innanzitutto e dove si trova? Allora, il museo si trova nei sotterranei del municipio di Montecreto. Il suo nome è la Casa dei Leoni di Pietra perché all'interno di esso sono conservati 7 leoni medioevali che erano sull'antico ponte di Strettara. E questi leoni sono sempre stati rimontati sul ponte nuovo dopo che le piene avevano distrutto il ponte precedente. E il museo è una realizzazione in cui attraverso 3 sezioni, la sezione archeologica, la sezione della Seconda Guerra Mondiale e la sezione dedicata a un centro di addestramento professionale creato da un parroco nell'immediato dopoguerra, ripercorre la storia di una piccola comunità come quella di Montecreto dalla preistoria ai giorni nostri. È visitabile naturalmente questo museo? Sì, il museo è visitabile, è aperto tutto l'anno, tutti i sabati mattina e i mercoledì mattina dalle 9.30 a mezzogiorno e poi anche durante le maggiori festività, per esempio avremo tra poco la festa della castagna a Montecreto, quindi ci sarà un'apertura anche durante queste feste e il periodo estivo invece facciamo anche una manifestazione chiamata Museo di Sera in cui c'è l'apertura serale il giovedì. Ecco, noi vedevamo prima con le immagini che ci sono anche delle uniformi, insomma, di soldati che probabilmente avete recuperato nella vostra zona. Sì, sono uniformi, ci tengo a dire che il materiale che è esposto è tutto materiale originale che ho trovato sul territorio nel corso di tanti anni e ci tengo anche a dire che il museo è fondato su un concetto importante, che è quello della memoria condivisa. Cosa significa? Significa che i miei concittadini, vedendo il risultato museale, attualmente mi chiamano e mi propongono del materiale che magari è rimasto abbandonato nelle cantine, nelle soffitte. Quindi è un progetto, il Museo di Montecreto è un museo proprio di comunità in cui l'intera comunità del paese è partecipe al successo del progetto museale. Insomma, se riesco a capire, questo museo di mese in mese, di anno in anno, si allarga proprio perché ci sono proprio queste donazioni da parte dei cittadini del territorio. Certamente. Si allarga. Io quando sono partito 20 anni fa con questo progetto museale, il materiale si contava, c'erano le sale molto, diciamo, con pochi reperti. Però nel corso di una 20 d'anni il museo si è riempito di materiali, tra l'altro materiali importantissimi anche dal punto di vista storico, perché tutte le volte che emerge un reperto ha dietro, oltre che a portarsi dietro una storia, e queste storie sono tutte raccontabili in museo, sono reperti non essendo di scavo, quindi di alta qualità, reperti che sono stati rinvenuti, come dicevo, nelle soffitte e nelle cantine, quindi in ottimo stato di conservazione. Beneventi, allora qui stiamo per chiudere il nostro collegamento, però ti chiedo un impegno. Fra qualche settimana vorremmo parlare delle castagne, della realtà delle castagne, ma non solo come frutto, ma di tutto quello che c'era dietro una volta, la lavorazione, come si raccolgono, come si utilizzavano. Sei d'accordo se nelle prossime settimane ti possiamo richiamare? Certamente. Diciamo che il culto, no? La civiltà della castagna era una civiltà, venivano chiamati gli alberi del pane perché le popolazioni montane sono sopravvissute grazie alla castagna. Io non sono un grandissimo esperto di lavorazione della castagna, però molto volentieri quello che posso dirvi lo dirò molto volentieri e parleremo anche del famoso parco dei castagni di Montecreto, che è direi il più bel parco dei castagni del Trentino.
Era questo che proprio volevo arrivarci, perché so che tu sei sempre, hai la fortuna di stare in mezzo a questi boschi, insomma, di castagni, che non è poco, va bene. Grazie Beneventi e a molto presto. Grazie per la tua partecipazione al nostro programma. Ancora un'altra storia all'interno del nostro programma. Questa volta vi parliamo di un'iniziativa che non è la prima volta che ospitiamo qui all'interno di Observer. L'associazione I Ragazzi una volta, un'associazione che ha sede a Ferrara e che trova uno dei responsabili, Maurizio Musacchi, continua a collaborare con la nostra trasmissione e in questo modo ci ha inviato un altro film che aiuta a fare attenzione contro le truffe che purtroppo sempre più frequentemente accadono attorno a noi. In questo caso il film denuncia contro le truffe si intitola Al parcheggio, ovvero il parcheggio. Signora, signora, ma guardi che le sono caduti 2 euro. Ma è sicuro che è mie? Beh, va, mie non sicuro. Grazie, grazie. Eh? Mamma, la mia borsa, mi ha rubato la borsa, mi ha rubato la borsa, aiuto, Aspetta, aiuto! Signora, mi ha portato via con tutti, mi ha portato via. Oddio, delinquente! Sono disperata che io dentro al portafoglio, al cellulare, in ciama, capo, come fai che adesso andare a casa? Alla Visaiker, venire la pulizia! Ma con che cosa che mi ha portato via anche il cellulare, signora? A Crismi adesso, adesso. Sono disperata. Facciami i carabinieri intanto. Subito, subito i carabinieri. Pronto? Pronto? Carabinieri? Venite subito qui. Al parcheggio di via Krasno dalla Conan, adesso hanno scippato una signora. Grazie, grazie. Io subito. Ascolta chi? Che aveva anche la banca? Un sì, banco, ma la mi dica banco, subito che banca è lei. Supercredit, un po' supercredit. E il numero sì. Sono. Ma no, aspetta, ma aspetta che guarda. Non allora. fa più Costizza va chi a Strua. Ecco, supercredit. Pronto? Banca Supercredit? Ascolti, c'è una signora qui che è stata scippata. Un attimo, lei no, dovrei bloccare la carta. Adesso le do la signora che parla. Pronto? Via, via. Ma grazie, ma tante grazie. So. Quando capita un quella sci? Subito, prima quel chiamar, sente doders o sente treders, carabinieri o polizia. E poi anche bloccare? Sì, bloccare tutto il carta ghi. In posta, in banca, in duca e ghi, bisogna bloccare subito, con prima fe, con me, lei. E la testimonianza, lei è importante, sì. Perché sì, in forza parchi, Lazzarù. Magari subito, sì. Bene, questo era un nuovo filmato curato dall'associazione Ragazzita di una volta dal titolo Al parcheggio. Vi voglio ricordare che nelle prossime settimane, in collaborazione appunto con questa associazione, dedicheremo un'intera puntata con questi filmati, con i quali cercheremo di fare il punto su quelle che sono purtroppo le tecniche sempre più usuali per truffare non solo gli anziani, ma veramente tutti. Adesso breve pausa per noi e poi dopo riprenderemo con le nostre storie. Pizzeria Arturo, vi accoglieremo in tutta sicurezza e prevenzione, rispettando ogni norma di distanziamento. Oltre alle nostre ottime pizze, serviamo anche pizze alte, tirate e al metro, in aggiunta a squisiti primi e secondi. Vi aspettiamo. MBS si occupa di impianti termoidraulici, lattoneria, materiali termoidraulici con magazzino e rivendita. Contattaci! Se hai bisogno per il super eco bonus del 110%. MBS, dal 1981 ci prendiamo cura delle vostre case e aziende, rendendole migliori. Da 70 anni a Bagnacavallo, Poggi SRL, articoli per l'industria, agricoltura, oleodinamica e trasmissioni cardaniche, con centro montaggio tubi flessibili per oleodinamica bassa, media e alta pressione. Riccione Ricambi. Ricambi d'accessori per la tua auto. Riccione Ricambi anche partner Bosch. Vi aspettiamo in via Giulio Cesare 87A per ogni vostra esigenza. Presso la Star Holding Autoservice di Parma vi attende uno staff eccezionale.
Servizio veloce e di qualità. Un personale appassionato di motori, sempre pronto e disponibile a risolvere qualsiasi problema. Tile Outlet Ceramiche. Se stai scegliendo la ceramica per la tua casa, Tile Outlet Ceramiche. Competenza, affidabilità e servizio. Grazie alla pluriennale esperienza, Tile Outlet Ceramiche ti offre tutto alle migliori condizioni di mercato. Seguici su tileoutlet.it. La Torneria Cosmi realizza particolari meccanici, supportando il cliente, partendo dallo studio di fattibilità del prodotto e collaborando anche alla messa a punto del medesimo, fino alla fase post vendita. Visita il nostro sito. ST Saldature. Da oltre 30 anni forniamo saldature, montaggi, prototipazione e piccole serie senza difetti, specializzati in saldature TIG e MIG per l'automotive, con ufficio tecnico per controllo qualità, possibilità di scansione 3D dei pezzi. Seconda parte di Osservare le storie, puntata numero 45. Come di consueto, prima di passare a raccontarvi altre vicende, un breve sommario della prima parte della nostra trasmissione. Ci siamo collegati con Milano con il presidente dell'Associazione Internazionale Azione contro la Fame, il dottor Simone Garroni, con il quale abbiamo parlato di un manifesto che appunto la stessa associazione vuole lanciare in occasione della Giornata Mondiale dell'Alimentazione che cade sabato 16 ottobre. Non si tratta solamente di aderire a una giusta richiesta di aiutare i paesi più poveri a cui hanno partecipato, hanno diritto personaggi come Marco Tarquinio, direttore di Avvenire, Federica Pellegrini, Ferruccio De Bortoli del Corriere della Sera, Peter Gomez del Fatto Quotidiano, Tiziano Ferro, Carlo Petrini, Dario Vergassola, ma si tratta anche perché si vuole in un certo senso sensibilizzare il governo italiano. Infatti, come ben sapete, il governo italiano ha la presidenza al summit finale del G20 il 30 al 31 ottobre, dunque un'azione concreta contro la fame che, ricordo, colpisce, lo diceva il presidente appunto dell'associazione, più di 800 milioni di persone. E poi nella prima parte ci siamo occupati di una vicenda che ci ha fatto tornare indietro alla Seconda Guerra Mondiale, una vicenda poco conosciuta, accaduta a Montecreto, piccolo paese nell'Alto Appennino modenese, dove un ufficiale tedesco durante la Seconda Guerra Mondiale ha coperto con il proprio corpo una ragazzina che sta per essere colpita da una bomba alleata. L'ufficiale si brucia il tacco degli stivali, ma entrambi fortunatamente si salvano. E poi abbiamo mandato in onda un'altra breve scena curata dall'associazione Il Ragazzetta di una Volta di Ferrara, che ha il compito di sensibilizzare contro il grave problema delle truffe che sempre più sono frequenti nel nostro paese. Un'altra storia ad Observer. Questa sera ci occupiamo anche di una vicenda che mi è stata segnalata da una collaboratrice della nostra trasmissione, che non è la prima volta che partecipa al nostro programma. Un argomento suggerito per chi fa un programma è sempre una buona notizia. E quanto ha fatto appunto Linda Guerra, naturalista etologa di Modena, che mi ha sottoposto in una lettera una serie di riflessioni sulle barriere culturali che la società interpone alle persone, come appunto Linda, che presentano una disabilità fisica e per questo sono in carrozzina. Insomma, un invito a cui crediamo molto, che non è sufficiente abbattere le barriere architettoniche per andare incontro a queste persone disabili, ma è necessario che ci dobbiamo rapportare con loro in un altro modo. Ecco l'intervista che mi ha concesso. Sì, dall'altra parte. Laureata in scienze naturali, insegnante di scienze, è una signora che presenta una disabilità fisica e per questo è in carrozzina. Linda mi ha contattato per parlare con lei un po' della sua situazione appunto di persona che ha questa disabilità fisica, ma non tanto per quello che bisognerebbe fare e dobbiamo fare per persone che hanno questi impedimenti, ma proprio perché voleva raccontare il fatto che ci sono dei limiti oggettivi come modo di considerare, come un modo di interagire appunto con persone che hanno questa disabilità fisica. E dunque vediamo se è già in collegamento con me Linda Guerra. Mi senti, Linda?
Sì, ti sento, ti sento. Ecco, ti vedo. Ciao, piacere di rivederti. Allora, ho fatto bene come premessa o ho detto qualcosa che magari vuoi aggiungere? No, no, è correttissimo, giustissimo, ragazzi. Ecco, cosa significa allora vivere con questa disabilità fisica? Allora, guarda, il problema, lo stato attuale delle cose, quantomeno in Italia, è che al di là delle condizioni oggettive che sono variabilissime, insomma, la situazione è ovviamente quello che fa la differenza è anche l'atteggiamento interiore con cui si affrontano, adesso senza retorica. In Italia però c'è un problema che va al di là di quelle che sono le limitazioni fisiche, ambientali, architettoniche, ma è un problema culturale, in quanto spesso l'atteggiamento di risposta da parte della società, delle istituzioni, di qualsiasi contesto pubblico è basato su una sorta di assistenzialismo pietistico che spesso è incentivato dagli stessi, tra virgolette, disabili. Mi piacerebbe che questa definizione non esistesse, non peraltro perché diventa una sorta comunque di catalogazione delle persone sulla base di una limitazione fisica che però non può descrivere una persona nella sua globalità. E il problema qual è? Che molte persone che hanno appunto un qualche tipo di disabilità tendono a piangersi addosso e fare le vittime, mi permetto di dirlo perché io sono nella stessa condizione, per cui non offendo nessuno, e a richiedere loro per prime di essere trattate in funzione di questo, quindi con un atteggiamento pietistico. Tante volte io sostengo che barattano la loro dignità in cambio di un'elemosina. Quindi che cosa accade? Che in molti contesti, ad esempio, che ne so, culturali, in cui una persona potrebbe andare a visitare una mostra, un castello, un borgo medievale, a vedere un concerto, cioè, tutte quelle esperienze che ci nutrono a livello spirituale profondo, no? Spesso ci si sente dire, puoi entrare gratuitamente con un biglietto ridotto, però la fruizione in realtà è limitatissima. A me è capitato più di una volta di andare, ad esempio, a dei concerti, avendo una grossa passione musicale, e di sentirmi dire, puoi entrare gratis con l'accompagnatore, già questo trovo che sia offensivo per la mia dignità, perché io da persona adulta in grado di autogestirsi vorrei essere messa nelle condizioni di decidere se andare da solo o con qualcuno e di scegliere io eventualmente con chi, perché anche in questo si tende a omologare le persone pensando che essendo disabili devono andare in giro accompagnati. Non c'è scritto da nessuna parte, io per certi versi sono molto più autonoma di tante persone normodotate, ho girato mezzo mondo da sola, cioè anche questo è proprio una questione di atteggiamento nei confronti della vita, no? E allora tante volte mi sono sentita dire devi andare nel posto riservato agli invalidi con un biglietto ridotto o gratuito in fondo allo stadio, perché io ogni volta devo stare a fare delle discussioni incredibili, perché vorrei pagare il biglietto come tutti, come credo che tutti dovrebbero pagare i servizi, però poterne fruire e quindi scegliere io dove andare. Stessa cosa per quanto riguarda i trasporti, prendere un treno già da molto tempo è un calvario incredibile, perché ci si sente dire che in tutte le stazioni medio-piccole in cui non è previsto il servizio per aiutare la persona a salire e a scendere, semplicemente non ci si può andare. E molte associazioni per i disabili che fanno lotte, eccetera, sono quasi più associazioni che persone, come nel mondo animalista, no? Anche lì fanno delle lotte più che altro per ottenere degli sconti, delle elemosine. E dico, no, secondo me tutti dovrebbero pagare il biglietto del treno, io vorrei però, pagandolo come ho sempre fatto, poter salire e scendere dove, come e quando pare a me. Il concetto è un po' questo, no? Cioè, secondo me la battaglia deve essere sul piano culturale, per cercare di fare possibile, per quanto umanamente si possa, per rendere le persone il più possibile autonome nel gestire la propria vita e nel vivere una vita piena e degna di essere vissuta. Tante volte mi sono sentita dire, vabbè, lì ti facciamo entrare gratis, però poi c'è una scala e non vedi niente. Dico, no, mettete un montascale, aiutatemi a salire e fatemi pagare il biglietto. Il concetto è un po' questo, no? Condivido pienamente quanto tu dici, però c'è anche da sottolineare che tante volte ci sono delle barriere architettoniche che sono insormontabili e forse una figura di un accompagnatore ci vuole, o no? Sì, no, ci sono oggettive situazioni in cui
purtroppo si fa quello che si può. A volte è inevitabile che ci sia una persona, poi dipende anche dal livello di gravità della disabilità che una persona può avere o meno. È chiaro che quando è inevitabile si fa quello che si può. Io amo tanto la natura, appunto sono una naturalista, il sogno della mia vita sarebbe stato quello di fare la documentarista naturalistica. È evidente che io con tutta la volontà del mondo non posso andare sulle Dolomiti e fare dei trekking, cioè cose del genere, però dico per quella che è stata la mia esperienza soprattutto all'estero, in particolare nel nord Europa, mi è capitato di fare dei viaggi anche impegnativi, quasi sempre da sola. Raramente viaggi organizzati, ma organizzati solo fuori dall'Europa. In Europa ho sempre viaggiato in autonomia e quasi sempre mi sono trovata ad essere messa nelle condizioni di non dover chiedere niente a nessuno, perché è proprio una mentalità diversa. Cioè, anche ad esempio, che ne so, ci sono gli ascensori dappertutto, le rampe e così via, e funzionanti. In Italia anche prendere un autobus è un problema, perché o non c'è la pedana o ti dicono che non funziona. Io mi sono sentita dire più di una volta, cioè da persona adulta, che non potevo prendere l'autobus da sola. Mi è capitato a Gardaland di sentirmi dire qualche anno fa che non potevo entrare se non ero accompagnata da un adulto. Non state scherzando, sono io l'adulto. Cioè. È un po' questo il discorso. È chiaro che ci sono situazioni in cui oggettivamente non si può, però nella quotidianità e per quanto possibile credo che la chiave di volta non sia quella di fare uno scontro a una persona, di avere degli atteggiamenti buonisti e appunto pietistici che ledono solo la dignità umana, ma di metterla in condizioni per quanto possibile, ripeto, di vivere pienamente le esperienze che possono fare gli altri. Certo, tu mi hai raccontato prima di iniziare la trasmissione che sei entrata perfino in una grotta, insomma, dove c'erano stalattiti, stalagmiti, ed è una cosa che dice una persona può pensare che sia impossibile che una persona in carrozzina possa entrare in un ambiente così non certamente creato, nato per ospitare qualunque persona che abbia il movimento, insomma, della carrozzina. Certo. Sì, è un'esperienza che ho fatto 2 anni e mezzo fa con un'associazione che si chiama Diversamente Speleo, quindi di speleologi, che una volta all'anno, tranne appunto negli ultimi 2 anni per tutto quello che purtroppo sta accadendo, ma normalmente una volta all'anno organizzano una mega riunione da gente che arriva da tutta Italia con varie forme di disabilità, motorie o meno, e le mettono in condizione, accompagnandole, di entrare nella grotta. Nello specifico, per chi è in carrozzina, utilizzano una sedia a rotelle modificata che si chiama Joëlette, che assomiglia un po' a una carriola perché ha un'unica ruota molto grande, quindi il peso della persona praticamente scaricato sulla ruota. Ci sono 2 persone, una davanti e una dietro, che con delle manopole, insomma, la manovrano, e questo permette anche di andare in territori scoscesi, in alta montagna, di fare delle cose incredibili. Purtroppo la limitazione di questo mezzo è che occorre che ci siano 2 persone, una davanti e una dietro, che manovrano la Joëlette, quindi chiaramente non può essere autonoma nel farlo, ma questo lo comprendo e sono stata anzi grata a chi mi ha messa in condizione di poter fare questa esperienza. Il punto è cercare comunque il più possibile delle soluzioni vere. Ecco, scusami Linda, quali dovrebbero essere queste soluzioni vere per concludere la nostra chiacchierata? Quali dovrebbero essere per te? Cioè, quelle che promuovono il più possibile l'autonomia. Faccio un altro esempio, proprio qui nel Modenese, le cascate del Doccione verso Fanano, lì, cioè che sono in mezzo alla natura, in alta montagna, è stato già da diversi anni predisposto un sentiero che ha un minimo impatto ambientale e che è a zig zag in mezzo ai faggi, che permette a qualsiasi persona di arrivare autonomamente a una piazzola dalla quale si possono mirare le cascate senza dover chiedere niente a nessuno. Questo è un esempio di qualcosa di concreto che è stato fatto, no? Cioè, ove possibile, realizzare cose di questo tipo, anche facendo pagare un biglietto, però mettere le persone in condizione di poter fare effettivamente delle esperienze.
Sì, diciamo che non sono solo delle, dei percorsi che agevolano lo spostamento quando si trovano, perché tante volte sono anche coperte da auto, da mezzi di vario genere, insomma anche quello dove si sposta poi una persona che è in carrozzina tante volte si trova veramente impossibilitato ad andare avanti, ma non è un problema solo di raggiungere l'obiettivo, cioè raggiungere la, la fine, probabilmente è una questione anche di avere un'altra cultura, un'altra mentalità. Sì, 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 proprio come ripeto, l'ho vista soprattutto all'estero. Poi ecco qui una forma un po' di ipocrisia che viene portata avanti come scusante è quella della sicurezza. Io tante volte mi sono sentita appunto precludere la possibilità di fare delle cose che erano fattibilissime. Ad esempio, tante volte sono stata anche rifiutata da dei tour operator per dei viaggi che sarebbero stati comunque accessibili per me, semplicemente per il fatto che ero da sola. Tante volte mi sono sentita dire che per motivi di sicurezza mi impediscono di andare e di fare la tal cosa. In realtà sono loro che si vogliono tutelare dal rischio che una persona, se si fa male, anche qualcosa di minimo, li denunci per tirare dei soldi dall'assicurazione, perché probabilmente ci sono stati dei precedenti e quindi per colpa di chi ha agito in questo modo, in malafede, ci rimettono quegli altri. Io tante volte ho detto fatemi firmare una liberatoria in maniera tale che se mi succede qualcosa voi siete sollevati da responsabilità nei miei confronti, piuttosto che dirmi di no, io odio il concetto questo. Una volta per andare in uno studio televisivo in cui c'erano due rampe di scale, ho firmato una liberatoria e mi hanno portato su. Poi voglio dire, gli incidenti possono capitare a tutti, però finché siamo vivi dobbiamo vivere. Giusto, pienamente d'accordo. Grazie Linda per il tuo intervento e veramente ti ringrazio per averci suggerito un argomento di questo genere che veramente abbiamo preso a cuore. Grazie Linda, buon lavoro e a presto. Una buona serata a te. Ancora un'altra storia ad Observer, questa volta ci occupiamo di un evento che ha fatto parlare molto e che è stato riportato a livello nazionale dall'ANSA, la nostra agenzia di stampa italiana. Si tratta senza dubbio di una buona azione di marketing, proporre cioè ad una coppia di vivere per 5 giorni in 3 stanze al 4° piano di un grande albergo a Rimini, con l'unico problema, almeno per quanto ci riguarda, di avere una telecamera puntata 24 ore su 24, sa molto di Grande Fratello. Ci ha colpito in particolare che in appena 3 giorni, ovvero fino alla giornata di martedì 12 ottobre, erano più di 500 le coppie che hanno aderito all'offerta, con la tendenza assai marcata di persone che hanno più di 43 anni. Dimenticavo un dato ancora importante: per questa esperienza alle coppie viene chiesto il prezzo di 1 euro a notte, quando invece ne costerebbe normalmente 150 euro. Ho sentito il titolare dell'albergo, Mario Seba. In questi giorni una proposta che si dovrebbe sviluppare l'anno prossimo, da aprile in poi, presso un albergo di Miramare di Rimini. Siamo in una bellissima località che si trova tra Rimini e Riccione. Allora, a fare questa proposta è il gestore dello Stupido Hotel di Rimini, ovvero Fabio Siva, che dovrebbe essere collegato. Mi senti, Fabio? Sì, eccolo. Buonasera. Qua. Buonasera. Allora, la prima cosa che io ti chiedo, Fabio, questo titolo, Stupido Hotel. È stata una ricerca di mercato, è bello essere esclusivi e in tutto il mondo non esiste un albergo che si chiama Stupido Hotel. Parte la canzone di Vasco fatta 20 anni fa, non c'è questa struttura in tutto il mondo, adesso ne sarà uscito qualcun altro con lo stesso nome, ma noi siamo stati i primi nel 2016. Ah, quindi già parecchi anni fa. Ascolta, allora, la proposta, voglio riassumerla, vediamo se la dico bene. Una vacanza per coppie, uomini e donne, non gay o cose di questo genere, se ho capito bene. Guarda, noi non siamo omofobi, quindi... Ah, quindi coppie e così? Di 5... Il limite di età, 18-50. L'età che dovrebbero avere queste persone? Esatto, adesso non c'è alcun tipo di restrizione sul sesso, preferenze sessuali, su religione e quant'altro. Sarebbe bello avere un prete e una suora. Ah, va bene.
Allora, dicevo, facciamo ancora di nuovo vediamo di far capire che cosa accadrà, che cosa dovrebbe accadere appunto da aprile 2022. Una vacanza per coppie di 5 giorni a 1 euro a notte, a patto che gli ospiti accettino di essere in diretta streaming 24 ore su 24. E appunto questa è la proposta che fa Fabio Sciva. Allora, innanzitutto, perché questa proposta? La proposta nasce dall'esigenza che ha la Riviera, che ha l'Italia, che hanno tutte le attività lavorative, secondo me, di evolversi, di provare nuove strade. Noi per fortuna siamo un albergo con 14 camere, e già da 3 anni abbiamo con una valutazione Booking 9,5, quindi siamo molto molto alti, siamo molto sopra la media. E per dare una scossa, visto che come valutazione siamo arrivati, si voleva fare qualcosa di diverso e anche e soprattutto sfruttare ciò che è successo nella pandemia, che ci ha robotizzato la vita, stare capochino sul telefono, stare online, farsi vedere. Quindi ho pensato, perché non facciamo vedere cosa facciamo quando siamo in una camera d'albergo in vacanza a Rimini, che è la patria delle vacanze per gli italiani, senza nulla togliere, da posti bellissimi come il Salento, la Sicilia, la Liguria, la Toscana, il Veneto, però Rimini, diciamo che è stata l'apripista già negli anni 60 della vacanza per eccellenza, del divertimentificio, e quindi ho optato per questa cosa, cavalcare l'onda della rete. Certo, ascolta, vedo se dico bene, allora dovrebbero essere telecamere in 3 stanze, siamo al 4° piano dell'albergo, una sala regia con una voce che presenterà e commenterà la diretta streaming, cioè praticamente un fuori onda, che possono sentire queste coppie che sono presenti oppure no? No. Sì, quindi è un fuori onda che è solo per chi seguirà appunto questa... Sì. Ah, ho capito. Ascolta, ma li saranno riprese anche quando vanno a dormire, quando... cioè qualunque momento? Qualunque momento. Sul bagno? Siamo in fase di studio, vogliamo inserirlo, ma bisogna studiarla come inserirlo. No, anche perché trarrebbe un po' troppo della privacy di una persona, o no? Se tu mi dai il consenso che mi cedi la tua privacy, io non è che ti do in cambio la camera, tu mi dai in cambio il consenso, non è che io ti do la camera senza il letto che tolgo una parte. Quindi è in fase di studio. Ecco, sempre che siamo in fase di studio, anche perché mancano ancora 6 mesi, poi praticamente sono un mezz'anno prima che parta realmente. Però la curiosità che mi volevo togliere innanzitutto, Fabio, allora, innanzitutto chi è che ascolterà tutta la cronaca di appunto questa voce fuori onda che commenterà la vita di queste coppie, coppie all'interno appunto di questo appartamento al 4° piano? Chi è che dove sarà diffusa questa cronaca? Siamo pronti ad andare su YouTube, Facebook, TikTok, Instagram, Twitch. Siamo pronti su tutte le piattaforme esistenti. Naturalmente, essendo un H24, quando tu hai voglia, vai a vedere cosa fanno, anche perché il cambio sarà ogni 5 giorni, quindi non avrà la monotonia di... Beh, presente quando guardi Beautiful, che se non lo guardi per 18 mesi, ti guardi una puntata, ti sei perso niente praticamente. Sì, è sempre, quindi... è sempre nuova. Esatto. Quindi noi, per evitare questa noia, abbiamo optato per fare il set di 5 giorni che verrà cambiato una coppia alla volta, anche perché vorrei vedere dal 15 aprile al 1 settembre, nel periodo della produzione, vedere solamente 6 persone, diciamo che insomma io cambio canale dopo 2 giorni. Ecco, però io mi sono chiesto una cosa, questa coppia o queste coppie che verranno appunto nell'albergo non potranno mai uscire da queste 3 stanze? No, loro possono stare nelle stanze, nel corridoio che l'ha creato come zona comune, sul terrazzo vista mare per prendere il sole, dry ombrelloni, vasca idromassaggio, doccia, servizio barbecue, quindi sono tutta una serie
di cose, ci sarà la postazione game, insomma non è che si annoieranno, il più sarà che dovranno interagire tra di loro e quindi aspettiamo di vedere i risultati. Ecco, interagire tra queste coppie vuoi dire? Eh sì, se ci sono solamente loro, a meno che non parlino delle lingue diverse, uno è cinese e uno è africano, proprio sarà difficile da comunicare, si presume che comunichino, e anche in quel caso potranno comunicare a gesti. Noi nel nostro casting siamo aperti a tutti, anche agli sponsor, quindi siamo anche alla ricerca degli sponsor, che naturalmente si spera che non mancheranno per questa iniziativa, però siamo in attesa, ecco, di tutto. È vero che avete... L'unica cosa che non Dimmi. Manca sono i candidati. Eravamo a 300 ieri, oggi siamo arrivati già a 500, sono tanti in 4 giorni. Cioè in 4 giorni avete avuto 500 richieste di coppie? Sì, quindi 1000 persone. Veramente un fiume di richieste, mi pare, giusto? Tantissime. Non so se si sente il din din nel telefono mentre stiamo parlando, quelle sono altre richieste. Ecco, come farete a fare una valutazione di quale coppie mettere proprio alla prova? Sul criterio... Cioè fate una... cosa fate? Un casting, se ho capito bene, così? Lo faccio in videochiamata, il casting. Però non posso dirti un no comment sul criterio di ricerca perché andrebbe a influenzare la ricerca stessa. Certo. Ascolta, ma come fate a saltarci fuori sul fatto che, leggo, le stanze costano dai 60 ai 150 euro a notte, voi li date via a un euro solo? Io ne do via solamente 3. Però è una bella perdita, o no? La perdita l'abbiamo avuta quando... La pandemia ci ha tagliato le gambe, non ci ha dato neanche una gioia emotiva in quel momento. In questo caso la gioia emotiva ripaga la presunta perdita, che in realtà non è una perdita perché c'è stata una risonanza nazionale negli ultimi 3 giorni che diversamente non avremmo avuto, quindi si è già ripagata. Quando chiuderanno queste selezioni? Le selezioni saranno chiuse una settimana prima, saranno chiuse l'1 aprile. Cioè nel senso che fino all'1 aprile uno si può candidare? Ho capito bene? Sì, fino all'1 aprile. Ah, quindi non pochi giorni e poi si chiudono adesso, no? Cioè uno può chiamare e prenotarsi fino al 1 aprile? Noi fino al 1 aprile scrutineremo tutti i candidati per avere la scelta più obiettiva che rientra nelle nostre richieste. Quindi poi in 15 giorni le persone sono avvisate, ma sono già avvisate al momento che chiedo, perché mandano un messaggio, noi gli inviamo un messaggio di WhatsApp dove c'è il link dove cliccare per iscriversi al canale, perché noi avremo degli aggiornamenti sul canale YouTube, Mr. Siva Show. E poi ci mandano nome e cognome, data di nascita, professione e luogo di residenza. Noi da quel momento li possiamo chiamare in poi. Ascolta, quindi li chiamiamo per fargli questa intervista, capire chi abbiamo di fronte, e nel caso metteremo nel cestino chi non va bene a priori, metteremo in una nicchia quello che potrebbe andare bene, mano a mano ci sarà questa scrematura per giungere al risultato finale, che sono 180 persone. Certo, sicuramente. Ascolta, un'ultima mia domanda che ti voglio fare, poi dopo dobbiamo chiudere, purtroppo. Ti volevo chiedere, l'età media di queste coppie che vi hanno contattato fino ad ora? 18-50. Però ci sarà un'età media, ci sarà un'età media di queste coppie? Sono dei ragazzi, sono persone già... Tanti sono under 23, e l'altra metà che te la batte bene con gli under 23 sono gli over 40. Ah, quindi over 40... La fascia di mezzo è un po' così,
qualche settantenne pure è scritto, guarda. Ah, anche a qualche settantenne, va bene. Sì, però quello diventa pericoloso. Certo, ovvio. Grazie Fabio, buon lavoro per quanto riguarda la tua proposta. Lo ricordo, una vacanza per coppie di 5 giorni a 1 euro a notte, a patto che gli ospiti accettino di essere in diretta streaming 24 ore su 24. Succede tutto questo da aprile 2022 allo stupido hotel di Miramare di Rimini. Grazie a Fabio Siva e buon lavoro. Grazie. Buon lavoro ragazzi, ciao. Ciao. Bene, con questa storia che ci ha portato a Rimini, a Miramare di Rimini, con lo stupido hotel che è gestito appunto da Mario Siva e con questa sua proposta di partecipare a una non stop, appunto lo ricordiamo, di 5 giorni in 3 stanze al quarto piano del grande albergo, tipo come un grande fratello, che ha visto l'adesione di centinaia di coppie italiane. Termina qui questa edizione di Observer, vi do appuntamento alla settimana prossima, come sempre il mercoledì dalle 21 alle 22. Per il momento è tutto, grazie e una buona serata a tutti voi.